Lo sport per tutti. È questo il messaggio più rappresentativo per la WISP. Il concetto di unione, libertà e democrazia di accesso senza distinzioni. Uno strumento dal valore sociale che non può e non deve scomparire per problemi di economia e governi. Oggi a Montesilvano si sono riuniti i vertici nazionali per mettere in chiaro preoccupazioni ed esigenze. Noi siamo una grande forza di questo paese, siamo uno dei corpi intermedi che hanno bisogno di presentare la propria forza associativa mettendola a disposizione del Paese e cercando di dare il proprio contributo allo sviluppo e alla crescita del Paese. Questo lo facciamo in tutti gli ambiti in cui si agisce. Noi siamo un soggetto riconosciuto dal CONI e come tale sentiamo la responsabilità sociale di intercettare anche risorse pubbliche. In questa assemblea abbiamo alzato l'asticella del nostro tratto etico chiedendo piena trasparenza, piena tracciabilità dei dati e reale consistenza degli enti di promozione sportiva che afferiscono al CONI e che a quel mondo fanno riferimento. Se dovessimo dare quella che è un'idea dell'intensa attività della WISP sul campo nazionale. Noi abbiamo 1.330.350 soci al 31 agosto del 2015, quindi di quest'anno, e 18.883 società sportive, basi associative. Questo è il nostro patrimonio, un patrimonio al quale guardiamo con attenzione e chiediamo si guardi con attenzione dal governo al Parlamento alle istituzioni regionali. Lo facciamo anche perché guardiamo con particolare attenzione e preoccupazione a quello che sta accadendo in Parlamento sul disegno di legge per il terzo settore. Tutto il nostro mondo dell'associazionismo di promozione sociale rischia di passare in secondo ordine anche relativamente al terreno delle agevolazioni fiscali perché è troppo schiacciato invece sulla valorizzazione dell'economia civile vista solo ed esclusivamente come impresa sociale, come cooperazione sociale e non come bene relazionale, bene mutualistico, che è quello che noi rappresentiamo nella coesione sociale anche di questo Paese.